chiedono un maggiore organico a fronte di un aumento dei detenuti e maggiori condizioni di sicurezza nelle strutture di Basilicata. Per questo numerosi agenti di polizia penitenziari in attività e in pensione sono scesi in strada a Potenza assieme ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali. Insieme hanno organizzato un corteo dal carcere del capoluogo lucano alla sede del provveditorato dell'amministrazione penitenziaria. Tutte le sigle sindacali sono finalmente scese insieme a manifestare il disagio che vive la polizia penitenziaria di tutta la regione Basilicata. C'è una forte carenza di personale in tutte e tre le strutture, c'è un forte incremento di detenuti di una certa pericolosità sociale assegnati alla casa circondariale di Melfi senza avere le condizioni di spazio e di vivibilità e creano grossi disagi alla polizia penitenziaria. Ci sono tanti altri problemi che purtroppo l'amministrazione regionale snobba ogni volta. Al corteo hanno partecipato anche il consigliere regionale dei Popolari per l'Italia, Aurelio Pace, e il segretario dei Radicali Lucani, Maurizio Bolognetti. A sostegno sicuramente, perché ci rivolgiamo da sempre alla comunità penitenziaria, sollevando, come sapete, da tempo la questione della bancarotta della giustizia e della situazione indecente delle nostre carceri, sostenendo che questi sono luoghi di tortura ma senza torturatori, perché ad essere torturati sono tutti agenti e detenuti.